esseri viventi e non viventi. Nel mondo che ci circonda è possibile distinguere esseri viventi e non viventi. Sono differenti tra loro, infatti presentano delle caratteristiche ben precise che permettono di distinguerli. Oggi scopriremo la differenza tra esseri viventi e non viventi. Sono esseri viventi le persone, gli animali e le piante. Gli esseri viventi, pur essendo così diversi tra loro, possiedono alcune caratteristiche comuni. Ogni essere vivente, infatti, compie un ciclo vitale. Nasce, cresce, si riproduce, ovvero dà vita ad altri esseri viventi, ed infine muore. Ecco ad esempio il ciclo vitale di un fagiolo. Da un fagiolo che verrà interrato nascerà un piccolo germoglio che, grazie al nutrimento del sole e dell'acqua, crescerà fino a diventare una piantina che poi farà dei fiori, dei frutti, in questo caso dei nuovi fagioli. Dopodiché la piantina seccherà, ma dai nuovi fagioli crescerà una nuova piantina ed il ciclo si ripeterà. Nel corso del loro ciclo vitale, gli esseri viventi compiono importanti funzioni vitali, indispensabili per vivere. Respirano, si nutrono, si muovono e reagiscono agli stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Sono esseri non viventi gli oggetti artificiali, cioè costruiti dall'uomo, come ad esempio la penna, la casa, la televisione, il treno e gli elementi naturali, come ad esempio il sole, il mare, le nuvole, le montagne. Gli esseri non viventi non compiono il ciclo vitale e le funzioni vitali, pertanto non nascono, non crescono, non si riproducono, non muoiono, non respirano, non si nutrono, non si muovono e non rispondono agli stimoli.